Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la più attesa del mese, sì, perché come ben sapete vediamo quali sono i progetti di oggi che abbiamo selezionato e soprattutto la foto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di maggio. E poi parleremo di un paio di novità in esclusiva che non ci sono ancora sul sito, quindi non avete la più pallida idea di cosa parleremo. In realtà fino a poco tempo fa non ce l'avevo nemmeno io, però adesso ce l'ho. Vi ricordo cosa fondamentale di cliccare un bel pollice in su se vi è piaciuto il video, di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e soprattutto un capello in bocca. Ok, e iniziamo subito con la nostra sigla, questa volta nuova anche questa, vediamola. Il primo progetto di quest'oggi è di Manuela Cartabiano, che ha utilizzato 12 Nikka jeans, il tutto lavorato con uncinetto 5. Ci ha inviato un vocale un po' lunghino, quindi siamo stati costretti a limarlo, ma ascoltiamolo insieme perché è molto interessante. Ci parla di sé, del suo progetto, quindi ascoltiamolo. Salve a tutti, mi chiamo Manuela Cartabiano, sono di Riposto, un paesino in provincia di Catania che si trova tra l'Etna e il mare, tra Catania e Taormina. Forse qualcuno lo ricorderà perché è il paese di Franco Battiato. Cosa posso dire di me? Sono un'insegnante, ho diversi hobby, tra i quali il disegno e ora ultimamente l'uncinetto. In realtà ho lavorato a uncinetto un tempo fa, però soltanto per fare borse. Poi quest'anno ho frequentato un corso di uncinetto e mi sono appassionata nuovamente, però questa volta per realizzare capi d'abbigliamento. Mi sono così avvicinata di nuovo all'uncinetto, ho trovato interessanti i prodotti della Tessiland, perché inizialmente acquistavo i gomitoli filati in merceria qua in zona, ma poi in effetti non ero soddisfatta per la varietà e quindi ho deciso di acquistare direttamente dal sito della Tessiland. Mi sono trovata molto bene, ho acquistato diversi tipi di filato, sia invernale, quindi di lana, anche lana merinos e poi adesso di recente cotone. Finora mi posso, diciamo, ritenere soddisfatta. Perché ho ripreso a lavorare uncinetto? Sicuramente perché ho sempre avuto questo desiderio di staccarmi dalla mia professione, impegnarmi in qualcosa di manuale, mi permette di scaricare lo stress. Non conoscevo la tecnica del top down che ho imparato appunto su domestiche e seguendo anche i tutorial della Fata Tuttofare. Quindi quando ho realizzato la prima giacchetta per mia figlia e ho visto che, diciamo, il lavoro era ben riuscito, pur essendo il primo, ci ho preso gusto e ho fatto anche altre cose, ho fatto maglioncini per me, per mia figlia, per mio figlio, completini cappello e scaldacollo. Sto continuando appunto per la stagione estiva a realizzare altri progetti. Il primo che ho realizzato per l'estate è questa giacca, che se è un cardigan sì, tradizionale in un certo senso, classico, però sicuramente il filato ricorda un po' la giacca di jeans, che a me risulta ormai, insomma, rigida da indossare, quindi ho preferito optare per un capo di maglia che è una via di mezzo tra la giacca di jeans e il cardigan, il giubbino di jeans, e sono rimasta molto contenta della realizzazione di questo progetto. Per il resto non sono una persona molto solare e mi sento bene quando metto in pratica la mia creatività. Un saluto a tutti. Perfetto così, grazie mille Manuela. Il secondo progetto di quest'oggi è di Claudia Nuccetelli, che ha utilizzato, vediamo. Claudia ha utilizzato l'Handy bottiglia smeraldo, il tutto lavorato a doppio con uncinetto 1,5. Allora, Claudia non ci ha inviato un messaggio vocale, non ci ha inviato un video, ma devo dire ha scritto molto di sé, ci ha raccontato, ci ha parlato delle sue passioni. È una signora che ha da poco compiuto 50 anni, di Roma, pubblica i suoi lavori anche sulla sua pagina Facebook Resmea
Creazioni. È una mamma, è una donna che lavora nel campo della monetica, ma che in realtà da quando ha 10 anni nutre la sua passione per l'uncinetto, ma non solo. Per tanti anni lo ha praticato e poi lo ha lasciato un po' da parte, non ritenendolo poi così attuale, per poi riprenderlo invece ultimamente. È un'appassionata della creatività, dell'arte, del bello. Ha studiato architettura, oreficeria, restauro gioielli antichi. È una donna molto ipercritica, una grande perfezionista, minuziosa, attenta ai dettagli, e lo vediamo proprio con la creazione che ci ha fatto vedere, realizzata con l'endi, quindi filato davvero molto sottile, brillante, che però lei adora, rende tanto, ha un rapporto qualità-prezzo ottimo e lo definisce perfetto per lavori eleganti e minuziosi. Ha poi posto queste applicazioni realizzate con perline acquistate appositamente per questa maglia che ha realizzato e che ha indossato in un'occasione molto particolare durante una cena ad Atene. Così minuziosa e attenta nei dettagli che ci ha detto anche per filo e per segno, quindi mi raccomando, prendete appunti come ha realizzato questa maglia. Sono partita dal punto vita, lavorando un pezzo unico in circolo, calcolando le mie misure, che corrispondono ad una taglia 46, fino allo scalfo, per poi salire separatamente con la parte superiore anteriore e posteriore. Con il punto cannolé ad uncinetto ho rifinito lo scollo e il punto vita. Sulle spalle volutamente non ho eseguito punti a rilievo per cucire le due applicazioni ricamate. Infine ho eseguito le maniche partendo proprio dal giro manica con un punto più traforato. Per la maglia si alternano i seguenti giri: 4 gruppi di maglie alte separate da una catenella, 2 punti puff con 4 gettati separati da 2 catenelle. Il giro successivo 4 catenelle e una maglia bassa nella catenella di separazione. È una trama che si può eseguire lavorando in circolo e anche a pannello. Che dire, grazie infinite Claudia, complimenti per essere stata così minuziosa e per condividere come tutte noi d'altronde l'amore per la creatività, per il bello e per l'handmade e ovviamente Tessiland. E veniamo alla foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di maggio. Ci siamo chiesti in realtà il perché questa foto sia piaciuta così tanto, sicuramente insomma perché è una creazione molto bella, con dei colori molto delicati, quindi insomma ecco, sicuramente è una di quelle foto che colpisce subito. Ma probabilmente, cosa che succede quasi sempre alle foto che ottengono più mi piace, è dovuto anche alla sua semplicità, alla sua praticità e il fatto che davvero molti, se non tutti, possano realizzare questa creazione. Quindi mi raccomando, quando realizzate qualcosa cercate di far sì che la foto possa in un certo senso colpire con la descrizione, parlando di voi, di come è nato questo meraviglioso progetto, in modo tale da condividere la vostra gioia con noi, ma ovviamente anche con tutte le altre persone che ci seguono. Ma scopriamo allora quella che fino a poco tempo fa aveva raggiunto ben 411 mi piace, che continuano a crescere. La vincitrice durante il mese di maggio è Elisabetta, per gli amici Betty Puppo, che ha realizzato questa borsa, vediamo con cosa. Betty invece, come la chiamano tutti, ha utilizzato il Thai Skinny Malva Rosa e Glicine, lavorato con uncinetto 3,5. Ci ha inviato un vocale, ascoltiamolo insieme. Salve a tutti, sono Elisabetta Puppo, chiamata Betty, e vi parlo della borsa ad anelli che ho confezionato recentemente. Il progetto è stato visto da me online e mi piaceva perché volevo una borsa per il mare. E ho usato il cordino skinny in colori glicine, rosa e malva. E i colori mi sono piaciuti particolarmente perché sono molto delicati. L'unica difficoltà che ho trovato è il male alle mani, nonostante il cordino non sia troppo duro da lavorare, ma questo è un problema mio personale. Una volta terminato il lavoro ero molto soddisfatta perché era ciò che avevo proprio in mente. E la borsa, le misure sono 35 lunghezza, 22 altezza, 13 profondità. Ho usato mezza rocca per ogni colore e ho usato il punto basso. Il filato è molto bello e brillante e dona al lavoro una particolarità unica. Io vivo a Genova, proprio sul mare, e oltre a dilettarmi con l'uncinetto, fin da bambina sono una scrittrice. Ho pubblicato il romanzo Il volo del falco e a giugno uscirà il prossimo libro, che sono Le indagini di James, dove un ispettore imbranato e ipocondriaco risolve casi curiosi, bizzarri e divertenti. Arrivederci a tutti.
Adesso però veniamo ad una novità. Parliamone di borse già pronte, già confezionate sul nostro catalogo Tessiland, e ce ne sono tante. Le borse Yuta, le borse in paglia, adoro. Le rinvestiamo con le mattonelle granny, le possiamo decorare con il tricottino, possiamo ricamarci sopra, possiamo applicarci nappine, pompon, nastri, passamanerie, di tutto e di più. Però abbiamo pensato nel nostro ufficio tecnico che forse mancava qualcosa a queste borse, qualcosa che le potesse rendere davvero perfette, soprattutto comode e pratiche da utilizzare, ma non tralasciando anche la sicurezza. Prestissimo infatti arriverà la classica tasca posta all'interno di borse che solitamente non si chiudono con una semplice zip, ma che potrete invece utilizzare perché vi sarà possibile chiuderla con un pratico cordoncino. Avete presente il classico sacchettino solitamente posto all'interno delle borse? La misura che arriverà sarà 30x30, in modo tale che possiate comunque adeguarla bene o male alla maggior parte delle borse, sia più piccole che più grandi, che quelle ovviamente già predisposte per questa tipologia di misure. Quindi mi raccomando, seguiteci non solo nei video ma anche su tutti gli altri social, perché così non appena arriveranno, la vostra borsa, che sia Yuta, il Rafia o qualsiasi altra borsa voi deciderete di creare, possa essere davvero perfetta e in sicurezza. E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io ovviamente ringrazio chi ci ha permesso di parlare dei loro progetti oggi, chi ci ha parlato di sé, ci ha raccontato, si è messa in gioco e soprattutto ci ha risposto in tempi, devo dire davvero molto rapidi, perché con le festività nel mezzo e i vari fine settimana non è stato facile trovarci, ma le ringrazio perché sono state davvero molto collaborative. Vi ricordo di, come ho già detto prima, di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, edizioni straordinarie, novità, di seguirci su tutti gli altri social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok, che adesso inizieranno a pullulare di novità, di leggere il nostro blog direttamente dal nostro sito. Commentate qui sotto il video, soprattutto perché vi ricordo che nella prossima puntata analizzeremo quelle che sono le richieste che ci avrete inviato, che siano problematiche, che siano curiosità, in modo tale da poterne poi parlare e discutere insieme. I link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi, grazie alle partecipanti, potrete trovarli qui sotto il video oppure nella e-posta qui in alto. E io basta, perché sto morendo di caldo sotto le luci. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi mando un enorme bacio, un grande abbraccio. Ciao da Valentina!